Il santuario di Siroki Brieg intitolato alla Madonna Assunta in Cielo. A soli 30 km da Međugorje. Il 7 febbraio 1945 fu teatro di una delle più efferate stragi commesse dai partigiani comunisti locali. Eccidio rimasto indelebile nella memoria della gente del luogo. Nonostante tutti i tentativi, anche violenti, delle autorità comuniste di far dimenticare l'episodio. Arrivati a Siroki Brieg alle 3 del pomeriggio del 7 febbraio 1945, i partigiani trovarono nel monastero 30 religioso. Con minacce e bestemmie cercarono di persuadere i frati a lasciare l'abito religioso. Al rifiuto di questi, presero i francescani uno ad uno, li portarono fuori dal convento e li uccisero. Testimoni oculari hanno successivamente raccontato che i frati andarono incontro alla morte pregando e cantando le litanie della Madonna. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Signore, i 30 frati francescani di Siroki Brieg hanno versato il loro sangue del martirio per la fede, per Dio, per il loro popolo e per la patria. Così, essi diventarono tua immagine. O Gesù, per la potenza del tuo e loro sangue del martirio, possano essere innalzati agli onori degli altari e annoverati fra i tuoi santi. Per loro intercessione e loro preghiere, fa che possiamo essere colmati di grazia e possano essere esaudite le nostre preghiere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Preghiamo. Signore, Dio nostro, fatti conoscere attraverso i tuoi servi che ti dettero testimonianza morendo martiri, affinché per i meriti della loro sofferenza, la tua Chiesa possa vivere e crescere nella pace, nell'amore e nella speranza. Il tuo nome possa essere glorificato ed il tuo amore e bontà rivelati, innalzando loro agli onori degli altari. La tua Chiesa possa vedere in loro un fulgido esempio ed avere potenti intercessori in cielo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.